Ottimo! Ciao ragazzi, oggi andremo a fare un baccalà fritto con una maionese al lime. Iniziamo subito prendendo la carta e prendiamo il nostro baccalà dissalato. Lo andiamo ad asciugare per bene. Una volta asciugato lo giriamo dal lato della pelle. Partendo dalla coda andiamo a eliminare la pelle, tirando. Se serve ci aiutiamo con un coltello. Abbiamo eliminato tutta la pelle, ora lo andiamo a tagliare a pezzetti di 3 cm e poi a cubetti. Però prima di tagliarlo controlliamo se non ci sono lische. Ora ci avviciniamo alla farina e lo andiamo a infarinare per bene. Adesso possiamo andare a friggerli. L'olio è caldo, è a 180 gradi. Ora possiamo togliere la farina in eccesso e andare a friggere il nostro baccalà. Li andiamo ad appoggiare sul ragno, così quando li mettiamo dentro non ci schizziamo. Mi raccomando, non ne mettete troppi, poco alla volta, perché il baccalà rilascia l'acqua e abbassa la temperatura dell'olio. Li andiamo a cuocere per circa 5 minuti. Adesso che sono ben dorati, li andiamo a scolare. Prima di impiattare andiamo a fare la nostra maionese al lime e aglio. Ci servirà un uovo e andiamo a dividere il tuorlo dall'albume. Andiamo ad aggiungerlo dentro una ciotola grande. Poi andiamo ad aggiungere un cucchiaio di senape che ci aiuterà a montare meglio la nostra maionese. Poi accendiamo e montiamo. Prendiamo l'olio di semi e lo aggiungiamo poco alla volta a filo. Ok, la maionese è montata, è molto densa, quindi la andremo ad ammorbidire con un po' di succo di lime. Ora che la nostra maionese è molto più morbida, andremo ad aggiungere mezzo spicchio d'aglio schiacciato e del sale. Un'ultima mescolata e possiamo impiattare. Adesso è arrivato il momento più bello dove si mangia. Ottimo!